Ciao, sono Coco, maestro Fitz. Oggi sono venuta qua, il tipico casa genovese, per piatto, tipico piatto genovese, caponmagro. È molto raro di vedere preparazione. Vediamo, pesce. Questo cos'è? Rape rosse. Poi zucchine, carote, patate, salsa verde, focaccia secca e gamberi. Gamberi. Questo gambero escono parte più su, quindi importante. Sì, io lo faccio al contrario, cioè inizio dalla parte sopra e finisco con la focaccia, che è quella che poi quando si gira rimane sopra. Salsa verde. Dentro c'è tutto, conoscono italiani? Allora, prezzemolo, pane bagnato nell'aceto, aglio, pinoli, acciughe, acciughe sott'olio e non mi ricordo, mi sembra basta. Zucchine! Disponiamo le zucchine. Guarda, già cotto bene e poi tagliato tutto stesso spessità. Spessore. Spessore. Più o meno. Okay. Pesce, che pesce? Pesce sono branzino, quasi tutto branzino. Poi c'è anche una lecciastella, perché il pesce mi sembrava poco, ho detto vabbè, dammi anche quella lecciastella. No, lecciastella non conosco. Lecciastella è un pesce azzurro, è molto buono, costa anche poco e... Deve essere pesce azzurro? No, branzino non è pesce azzurro, infatti. Quindi qualsiasi pesce buono, dici? Sì. Non si fa con tonno, pesce con carne bianca, ecco. Questo liquido, dimenticato di spiegare, dentro c'è olio d'oliva e poi limone, sale e pepe. Sale e pepe. Per condire pesce, giusto? Esatto. Salsa verde genovese. Salsa verde genovese per il caponmagro. Quindi ogni volta deve mettere salsa verde. È come costruire un muro di mattoni. Già anche carote tagliato stesso spessore. Prego. Grazie. Le carote sono belle da vedere, sono anche buone, hanno un bel colore, poi se le fai cuocere giuste, non troppo, restano anche un po' croccanti e danno una bella consistenza al caponmagro. Salsa verde, genovese, già ci sì, sono. Viene un caponmagro gigantesco, bellissimo viene secondo me. Tipo patate? Non ho capito ancora. È una rapa. Ah, ok. Tipo daikon. Quindi sotto, radice. Sì, radice. E poi questo colore? È naturale oppure? Sì, naturale, 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 naturale. Ma anche l'ultimo di Natale è venuto con due pesce, ma perché avevamo tanto pesce. Quindi non sempre. Non sempre. Sto venendo fame. Ti sta venendo fame? Di... Come a Apollo? Un po' meno. Facciamo un ultimo strato poi con avanzi di carote, avanzi, facciamo tre colori, ultimo strato tre colori. È uno strato multietnico. No? Ultimo salsa verde. Ultima salsa verde, la mettiamo.
Questo focaccia secca. Come biscotti, salatini. Esatto, si usa più come sì, per aperitivi, cose del genere. Allora, adesso abbiamo messo la quello e duro. Possiamo metto sopra l'aceto. Ok. E faccio diventare un po' più morbida. Usi aceto di mele. Aceto di mele perché l'aceto di vino bianco è troppo forte. Sono d'accordo. E ecco qua. Ora questo, ecco qua. Pronto, finito lavoro di Capomagro genovese. 6 kg. 6 kg di Capomagro per 30 persone. E ora allora sta a riposare in frigo per due giorni. Così i gusti si mescolano bene uno Unisce. Con l'altro, si uniscono. Forse ultimo giorno addirittura lo rovescio, lo faccio stare un giorno rovesciato. Okay. Devo decidere ancora, non lo so, vedrò. Mm-hmm. Wow! What the fuck? Ci siamo alzati in volta, per dirlo. Che ha contribuito alla creazione. Grazie mille! Piacerale. No, no, a me piace, però io non lo dicevo, ve lo devo dare. Com'era? Buonissimo. Com'era? Valentina? Eccezionale. Allora, al prossimo video. Ciao! Pizza! Ciao!